Ne preveč. Zavili. Cos'è uno smizza? Il nome di origine è sloveno. Sotto l'imperatore Giuseppe II fu decretato che un agricoltore in tutto l'impero può vendere i propri prodotti senza nessun dazio, senza pagare le tasse cosiddette, per 8 giorni nella propria proprietà. La frasca indica dove c'è questa mescita. Mescita è dove si produce, ovvero dove si vende il vino. Questo è il simbolo, penso, per riconoscere le osmizze, no? Non è una novità di 200-300 anni. Già gli antichi romani mettevano una frasca fuori dal cancello, ma loro usavano, se non sbaglio, il mirto. Gli agricoltori che aprono le famose osmizze non possono vendere i prodotti comperati nelle botteghe, nei despar, ma hanno prodotti propri. Noi abbiamo un'istituzione unica. I lavori sono tutto l'anno, lavorare, diciamo, la campagna, la vigna. E la vendemmia in autunno, i salumi si fa in inverno. Dicembre, gennaio. Poi bisogna levare per almeno 6-7 mesi i maiali e lavorare la carne. A parte il pane, tutto il resto è tutto di produzione casaleggia. Questa è un'azienda familiare che si basa soltanto sull'aiuto familiare. Sì, abbiamo poi tutti della famiglia, lavoriamo per questa osmizza, per nostro figlio, gli diamo una mano. Questa osmizza, quel che so io, è una delle più vecchie di Trieste. Bisnonno ancora è venuto qui, si è preso un appezzamento di terreno, pian pianino ha cominciato a produrre il vino. Certe osmizze che hanno la tradizione quasi centenaria si trasmette dal padre al figlio. Questa era la casa dei miei nonni, praticamente una fattoria, diciamo. La casetta è del circa 1600 iniziali, era originale in paglia, poi sono andati avanti fino al 1850, fin quando hanno fatto questa costruzione. E allora ci siamo messi a lavorare per 3 anni, senza sosta, e abbiamo sistemato la staletta. Poi la storia di oggi, io sono andato qui, la tradizione delle famiglie va avanti. In Smizza è difficile dire qual è il ceto. Lei trova tutti i ceti, sia dall'intellettuale che all'operaio più comune. Abbiamo mangiato benissimo e abbiamo anche bevuto tanto. Per quello siamo qua. Siamo qua spesso e volentieri, con questo panorama, questo sole, figurati se non si viene qua a rilassarsi e bere un buon bicchiere di vino. Osmizze hebben echt noch eine Atmosphäre, die heerlijk is, und alles in genuine. Dus natuurlijke producten. Heel goed, sì. Heel eenvoudig, menselijk. Ja. Du kommst rein, es ist gemütlich, die Leute sind nett, es wird gesungen, es wird zusammengesessen. Es ist ähnlich wie bei uns die Buschen schenken, aber das ist wirklich toll da. Che è anche un posto per ritrovarsi, per simpatizzare, per parlare, per stare assieme. Mi auguro che questi posti non svaniscono mai.